together again. My tears stop falling. The long, lonely night, now at an end. Ok, non sto usando l'amplificatore, ma un po' si sente. Allora, come vedete, questa non è proprio un Harley Benton. L'ho presa usato, ovviamente, perché io sono un grande stimatore, io personalmente, nonostante uno potrebbe pensare che dovrei amare le Telecaster, preferisco io personalmente le Stratocaster per il suono, lo trovo più espressivo per quello che devo fare io, è più versatile. Però non è che posso comprarmi una Strato, una Tele, una Gibson, Les Paul, ovviamente. Quindi proprio il fatto che ho provato diverse Harley Benton e quindi mi sono fatto un'idea, ho anche una Colt che è stata la mia prima Strato, poi ho preso anche una Harley Benton Stratocaster che non è male, ma avendo un punto di riferimento, questa non è neanche messicana, non è neanche inglese, non è neanche americana. Il colore mi piace tantissimo, mi piace che è anni 60, quindi... Vabbè, il tasto ce l'ha qui, insomma, un po' più è più piegato, un po' più. Comunque, non ho niente contro le Fender rispetto alle Harley Benton. Sono convinto che mediamente, costando 2, 4, 5 volte di più, se non molte volte di più, 7,50. 5. Sì, calcolando 150 mediamente un Harley Benton, è ovvio che suonino meglio. Il problema è quanto suonano meglio rispetto al prezzo. Se io voglio avere quel prezzo, quel suono lì e quella qualità lì, anche se la pago di più, ma quella è la qualità che devo che posso, quello è il prezzo che devo avere per quella qualità, spenderò di più, ok? Ma avrò quella chitarra Fender che ha quel suono che a me piace di più. Questo è ovvio. Il discorso è questo: quanto sono disposto io a spendere di più per avere quella qualità in più. Chiaro? Quindi, avendo provato la Strato della Harley Benton, quella più comune, no? Ci sono anche modelli più costosi. Ritengo semplicemente che il rapporto qualità-prezzo è favorevole alla Harley Benton. Il rapporto assoluto di qualità chiaramente è meglio la Fender. Ecco, io voglio dire solo questa cosa qui. Poi dopo farò anche un confronto, magari una dietro l'altra. Quindi non disdegno la qualità superiore. Dico soltanto questo. Io ho pure una Aria tipo Mosrite, ho una Greg Bennett, che ho Squire, spesso Squire, che sono la sottomarca, diciamo, della Fender, oppure una Epiphone. Parlo di chitarre elettriche, Diavoletto, che è la sottomarca della Gibson. Anche se sono modelli meno costosi anche in proporzione, non raggiungono mai il rapporto qualità prezzo dell'Harley Benton. Questo non vuol dire che possano essere migliori, possono essere migliori, ma quel migliore del 10%, 15%, non so, viene poi caricato del 50%. Questo voglio dire. Quindi io, non avendo suonato anche altre chitarre, anche se non sono un gran chitarrista, non mi rompete i coglioni, non sai suonare, ok, non so suonare. Però quello non so suonare bene, perché se non sapessi suonare non potrei neanche accompagnarmi abbastanza per fare le canzoni che faccio, ok? Mettiamola così. Infatti le cose che non so fare non le faccio, ok? Potrei fare di più? Sì, tutti potrebbero fare di più, però che vuol dire? Allora, quello che volevo dire è questo, che avendo provato anche altre chitarre,
anche se non ho mai provato chitarre particolarmente costose, Custom Shop, neanche American Made, neanche. Posso dire che in questa fascia di prezzo, sotto i 1000 euro, ecco, perché questa costa nuova, non c'è più questo modello, ma credo sui 700-750, Harley Benton siano una chitarra buona che potrebbe facilmente essere prezzata il doppio, ok? Ma anche se fosse prezzata al doppio, 300-350 euro, non sarebbe poi enormemente la metà della qualità di una Gibson, di una Fender. Ci sta che è diverso, può essere un terzo, forse anche la metà. Ma quanto costa di più? Parliamo di una chitarra da 750 euro rispetto a una da 120-140 euro. Questo è il discorso. Tutto il resto sono pippe mentali, sono fanatismi, sono appartenenza a Fenderiani, Gibsoniani, PRS, Shure, vabbè, ma i fatti sono diversi. Uno, secondo me, e lo dice uno che non sa tanto suonare, che l'esecutore può far rendere di fronte a una bellissima interpretazione, bellissima sensibilità, la gente si scorda pure della chitarra. Ok? Basta che la chitarra non si scorda, ecco. E quindi sempre ricordate che uno può investire in chitarra, può investire anche in lezioni di chitarra, lezioni di armonia, lezioni di musica, ma una buona Harley Benton, non quelle da 70 euro, vi accompagnerà per parecchi anni. E quindi vi permetterà di avere diversi tipi di chitarre, una tipo Fender, una tipo Gibson, una tipo Fender Stratos, Fender Tele. Sono chitarre che poi puoi anche cambiare le sellette, cambiare i pickup. Non tutto, se no tanto vale comprarvene una migliore direttamente. Questo volevo dire, sono chitarre che chiamano muletti, cioè in situazioni in cui non voglio portare questa qui, perché non so dove vado. Se faccio una pausa, la lascio sul palco, poi me la fregano, oppure salgono, me la fanno cascare. Allora, l'Harley Benton state più tranquilli. Questo volevo dire, cioè non è che io suono Harley Benton perché no, voglio propugnare le chitarre da poco. No, non è quello. È che, come detto, mi permettono diversi tipi di chitarra di variare, visto che a me che mi piace variare. Poi magari un altro dice no, mi sono affezionato a questa chitarra, io sono un po' una via di mezzo, che poi mi piace variare, poi mi vedete spesso con una stratoide, diciamo. Che mi sono innamorato del suono della strato, che poi esteticamente io preferisco di gran lunga le tele, ok? Infatti il mio ideale sarebbe una forma di Telecaster con i pickup e tutta la configurazione della strato. Cambierà qualcosa? Forse sì, ma non eccessivamente. Quanto può influire la forma e lo spessore? Forse. Forse il suono sarà un po' più presente, sarà un po' più sustain, non lo so. Sarà sicuramente meno comoda, che se una chitarra è estremamente comoda. Certo, non ha il look dell'aspetto di una chitarra country, ma non è quello il problema poi. Come sapete, io suono con qualsiasi genere di chitarra. Suono, ho un'impostazione country, che vuol dire che anche quando suono l'elettrica, lo so, cioè non la sfrutto al 100%, capito? Ho un modo di suonare e accompagnare tipico d'acustica. Cambia un po' il tocco, ok, qualcosa l'ho imparato, insomma, non è che sono proprio del goccio. Questo volevo dire che poi la gente tende a inquadrarti, no?
No, io sono il tipo che suona pure canzoni greche o qualche canzone italiana. Certo, la base è country perché è quella. Questo è quanto. Arrivederci.